Allora, questa è la presentazione di Mondi senza tempo, ve lo faccio vedere a voi, anche se insomma qui esposto, del terzo romanzo della serie dei romanzi di fantascienza ambientati nell'universo insonne, una creazione di Francesco Droccoli. Qui ci vuole secondo me un altro applauso per lui. Qualcuno di voi, come dire, era presente 4 anni fa quando per la prima volta abbiamo presentato il primo romanzo di Francesco, però Ferro 7, che qui in equilibrio instabile, quindi non lo so toccarlo. Poi un anno dopo, nell'autunno del 2013, ci fu la presentazione di Falsi Dei, e adesso siamo alla terza prima presentazione di un tuo romanzo, un romanzo di Francesco. Come allora, a curare la presentazione è l'associazione RIL, di cui sono uno dei soci, un presente con l'occasione, ci sono Alberto Valerucci, sono uno dei soci dell'associazione RIL. L'associazione RIL da oltre 20 anni si occupa di letteratura fantastica e organizza in particolar modo un premio letterario che si chiama Trofeo RIL per il miglior racconto fantastico. Riceviamo racconti da tutta Italia e quindi nel 2008-2009 ci siamo imbattuti nel talento di narratore di Francesco Droccoli, che in 2 anni abbiamo avuto il piacere di premiare e pubblicare in un paio di occasioni. Poi insomma è nata un'amicizia, una vicinanza, una stima reciproca, e da allora seguiamo, supportiamo la sua avventura. Sì, in realtà lui poi il grosso, a partire dallo scrivere questi lunghi romanzi, lo fa da solo. Naturalmente, come dire, la nostra stima e il nostro apprezzamento per il suo lavoro di scrittore ci ha anche portato a realizzare questa antologia che si chiama Domani forse mai, che raccoglie i racconti fantastici e fantascientifici di Francesco e parleremo anche di Domani forse mai, come anche di Ferro 7 e Falsi Dei, dando naturalmente però maggiore spazio a Mondi senza tempo. Colgo l'occasione per dire subito 2 cose. La prima è che tutti i libri di cui ho parlato, cioè Ferro 7, Falsi Dei e Mondi. Sì, dicevo, colgo l'occasione per dire che tutti i libri di cui parleremo questa sera, ovvero. Forse c'è un problema di voce? Ora alzano. Dicevo, tutti i libri di cui parleremo questa sera sono naturalmente in vendita. Ogni romanzo di Francesco ha 15 euro, perfetto, grazie. Domani forse mai in vendita a 9 euro, se prendete insieme il romanzo e l'antologia, un qualunque romanzo e l'antologia 20 euro, cioè come dire, lo sconto per le letture estive. E l'altra cosa, io ho un bel set di domande per questo autore bello, giovane e splendente, ma se qualcuno di voi ha delle domande, alza la mano, il filo del microfono è lungo, io mi trasformo in valletto e gli fate direttamente la domanda. Io la prima domanda che ti volevo fare, Francesco, noi siamo qui, dicevo, per Mondi senza tempo, però io vorrei cominciare partendo da te. Perché alla fine sono passati più di 4 anni dal primo romanzo e quindi ti volevo chiedere che differenza c'è tra il Francesco Troccoli di 4 anni fa e il Francesco Troccoli di Mondi senza tempo, cioè che differenza c'è tra il più giovane scrittore che aveva vinto tanti premi letterari e che era lì un po' emozionato al caffè letterario, qualcuno forse se lo ricorda, a raccontare perché Ferro 7 era un romanzo di fantascienza degno di essere letto, e lo scrittore che adesso ha scritto 3 romanzi, addirittura ha chiuso un ciclo, perché spesso gli autori di fantascienza scrivono, non si accontentano di singoli romanzi, ma addirittura cicli, le trilogie, un po' come anche in Guerre Stellari. Tu hai chiuso il ciclo, hai fatto 3 romanzi, hai fatto una quintalata di presentazioni in giro per l'Italia. Come sei cambiato? Che differenza vedi?
Domanda difficilissima, non lo so, io se ripenso a 4 anni fa penso che rispetto ad allora molte cose sono cambiate. Prima di tutto è passata una sorta di euforia che credo che sia fisiologica quando si scrive e si pubblica il primo libro, e quindi mi è successo una sorta di involuzione in un certo senso. Cioè prima ero molto più... Tu hai detto che ero molto emozionato 4 anni fa quando ho presentato Ferro 7, e sicuramente è così. In realtà penso di essere molto più emozionato oggi in un modo diverso, nel senso che forse allora appunto c'era un modo di approcciarsi alla scrittura e a quello che comportava in termini di pubblicazione forse un po' più naif, e quindi oggi mi scopro molto più timido, molto meno desideroso di fare presentazioni, molto meno desideroso di girare l'Italia perché penso di aver scritto chissà cosa. So di aver scritto un buon romanzo, però aspetto prima che mi venga detto, insomma, rispetto a 4 anni fa. Ecco, questo è quello che mi viene da dirti. E poi per quanto riguarda il percorso personale, sicuramente il romanzo, ma questo è fin troppo ovvio, credo che rifletta una differenza tra il me di oggi e il me di allora, nella misura in cui probabilmente questo romanzo è estremamente più problematico, e problematico in senso positivo intendo, e forse un po' più introspettivo, ecco, rispetto alla classica storia d'avventura che Ferro 7 era, pur non essendo soltanto una storia d'avventura. Allora, visto che, come dire, che ci sei arrivato da solo, ti chiedo, iniziamo a parlare del romanzo. Che differenza vedi? Adesso sto facendo la spending review delle domande, ovvero ti ho appena chiesto che differenza c'è tra il Francesco Troccoli del 2012 e il Francesco Troccoli del 2016. Che differenza c'è a livello sia di progetto sia anche di come lo vedi ora che sono finiti, tra Ferro 7 e Mondi senza tempo? Voglio prima fare un'integrazione alla risposta precedente, perché mi rendo conto che da quello che ho detto sembra che io non sia contento di essere qua, perché ho detto meno desideroso di fare presentazioni. Intendevo dire che mi piace fare le presentazioni che vanno fatte al momento giusto, senza forse quella tendenza un po' spasmodica che ha accompagnato in alcuni momenti il lancio di Ferro 7. Quindi sono molto felice che voi siate qua, questo ci tengo a sottolineare. Voglio che voi sappiate che io, quando lui girava l'Italia per presentare Ferro 7, io dicevo: Francesco, Bob Dylan ha inventato il Neverending Tour, De Gregori l'ha portato in Italia e lui l'ha applicato alla fantascienza. Lui si scoccia da morire, però io lo dicevo con grande apprezzamento, perché in realtà, come dire, com'era la battuta di Einstein, il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione, cioè fatica e sudore, ed è vero anche nell'editoria. Ecco, è esattamente per evitare un'immagine di quel tipo che ho detto quanto ho detto. Scherzo, naturalmente. Quindi la domanda ultima era, i romanzi. Beh, in realtà già ti ho risposto, nel senso che appunto Mondi senza tempo è sicuramente una storia molto più introspettiva. Non vorrei che pensaste per questo che sia più noiosa, c'è chi l'ha già letto che magari poi ci dirà la sua. Ferro 7 è stata una storia il cui protagonista è sempre lo stesso in tutti e tre i romanzi, Top Proclamare, viene messo di fronte a una verità, una sorta di rivelazione di cose che non conosceva. Quindi è un romanzo, credo di poter dire, di scoperta, di formazione, senza voler scomodare termini troppo elevati. Falsi Dei, il secondo romanzo, è un romanzo più di condivisione di ciò che si è trovato con una collettività, con gli altri. E Mondi senza tempo è sicuramente il romanzo della grande crisi, cioè una volta che il protagonista ha realizzato tutte queste belle cose e scopre che tutto sommato non è finita, il processo di scoperta e quindi di ricerca che ne consegue non è affatto finito, e si ritrova in una crisi molto profonda che lo porta, senza voler esagerare, quasi a toccare il fondo, perché nell'incipit di Mondi senza tempo, come sai, Top si ritrova in una situazione che non conosce, convinto di aver vissuto una storia diversa da quella in cui si ritrova suo malgrado a capitare. E da questa crisi deve partire una trasformazione radicale,
che dia senso anche alle due storie precedenti. In questo senso non poteva che essere un epilogo rispetto a questa storia, cioè la fine di questa storia, fondamentalmente. Sì, in effetti hai detto molte cose su cui ti potrei fare delle domande. Io direi questo. Mondi senza tempo, secondo me, rientra in quel genere, in quel sottogenere della fantascienza che si chiama ucronia. L'ucronia, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, è semplicemente questo: si prende il flusso temporale degli eventi della storia, si sceglie un evento, si immagina che l'evento non sia andato come effettivamente andato e poi si racconta una storia dato questo assunto. Esempio: la seconda guerra mondiale viene vinta dai nazisti, dopodiché scrive una storia ambientata a Berlino nel 1960, la Berlino che è la capitale del paese che ha vinto la seconda guerra mondiale. Mondi senza tempo è una ucronia. La cosa che la rende particolare, però, è che ci sono due gli elementi che la rendono particolare. Prima di tutto, che di solito l'ucronia si applica al flusso degli eventi storico della storia vera. Abbiamo fatto appunto un esempio: i nazisti vincono la guerra, una storia a tutti nota. Invece nel romanzo di Francesco questo avviene, ma nell'universo in cui è ambientata l'intera saga, l'universo insonne. Inoltre, per essere ancora più precisi, volendo, si potrebbe dire che Mondi senza tempo è una anti-ucronia. Che vuol dire, al di là del gioco di parole? Vuol dire che Tobruk Ramarren, quando, diciamo, quando comincia a vivere le avventure di Mondi senza tempo, lui sostanzialmente si risveglia, diciamo così, in un mondo che è diverso da quello che dovrebbe conseguire dato quello che è avvenuto in Falsi Dei, che è il secondo romanzo della trilogia. Mondi senza tempo segue cronologicamente Falsi Dei, ma tra i due romanzi è avvenuto qualcosa, non diremo naturalmente cosa se non facciamo spoiler, che ha spostato il flusso temporale degli eventi su un altro binario. Un binario che naturalmente non va bene per un'infinità di motivi che non starò a raccontare. E Mondi senza tempo è il racconto di Tobruk che deve da solo, in questo senso anche per questo è un romanzo più introspettivo, perché Tobruk è molto più solo che nei precedenti romanzi, deve riportare se stesso e il suo mondo, i suoi cari, deve riportare il tempo di se stesso e dei suoi cari nel binario giusto, quello che dovrebbe essere dato a tutto quello che è avvenuto precedentemente. E questa è una cosa molto, molto particolare, devo dire, che è divertente anche capirlo come il lettore, perché all'inizio uno non se lo aspetta una cosa simile. Questa ti pare una definizione calzante? Sì. Nel senso che sei bravissimo e quindi veramente, come dico Arzullo, si faccia una domanda, si dia una risposta. No, veramente sei veramente diventato un grande, un bravo presentatore, sei un bravissimo presentatore. Complimenti. No, hai descritto in un modo veramente bravo, sul serio, in modo molto bello il senso, credo, più autentico del romanzo. E hai usato un aggettivo importante che avrei potuto anche usare io e che uso volentieri, cioè solo. Questo romanzo, Tobruk, almeno all'inizio, ma insomma anche nel corso della storia, è maledettamente, per usare un americanismo, solo, completamente solo, vive una solitudine totale. Per questo dicevo all'inizio una crisi profonda che lo porta a toccare quasi il fondo, perché veramente non sa più dove sbattere la testa, non si spiega, non trova alcuna spiegazione razionale perlomeno per quello che gli è capitato, e quindi deve lavorare in qualche modo di fantasia. E come tu sai, parti tra virgolette di fantasia, poi magari dirai tu che sei più bravo di me a spiegarlo che cosa intendo, rappresentano una parte in questo romanzo preponderante. Oh, per farvi capire quanto è solo, ma anche quanto è inguaiato, lui prima parlava dell'incipit. L'incipit, la prima pagina, il prologo, inizia, poi soprattutto quelli che hanno letto i primi due sanno che i romanzi sono scritti in prima persona. Il che, come Francesco ha detto molte volte nelle presentazioni dei primi due romanzi, sottintende, comunica al lettore, guarda che il protagonista di questa storia alla fine della fiera è vivo, visto che parla in prima persona. Però uno inizia, io che avevo letto i primi due romanzi e che ho visto qualche presentazione, apro il libro e inizia con la frase:
Il mio nome è Tobruk Ramarren e oggi morirò. Poi qualche riga sotto. Il mio continuo tentativo di tornare indietro, arrendermi, salvarmi. Ma in questo momento il giorno della resa dei conti è arrivato. Indietreggiare non è un'opzione ammissibile. La ritirata non è contemplata, Tobruk Ramarren. Quindi dall'inizio c'è la sensazione che il nostro amato Tobruk sia, insomma, che siano veramente guai, sia veramente inguaiato, diciamo così. Tratteniamoci, che ci stanno pure filmando. E ci sono dei momenti durante il libro che uno lo legge, qualcuno l'ho anche commentato su Facebook, che insomma mi dice: ma mi sa che qui va a finire male, spacciato. Insomma, ci sei andato un po' pesante con Tobruk a questo giro, e anche col lettore, perché crei suspense. Sì, allora, la cosa è abbastanza divertente, perché io volevo iniziare il romanzo così, cioè dichiarando una necessità di morire, che poi non va interpretata alla lettera, insomma, questo mi sento di dirlo, perché altrimenti non sarei io e non sarebbe un mio romanzo. E però mi sono detto: come faccio, come hai detto tu, io uso il mio narrante, come faccio a far morire un mio narrante? E allora ho dovuto cominciare a pensare a un espediente tecnico, narrativo, per poter rendere accettabile il paradosso e per poter lasciare che il lettore sopporti quell'incipit fino alla fine del libro, per capire che cosa quell'incipit significasse. Nel tentativo di trovare questo espediente tecnico mi è venuto in mente come sviluppare la trama. Questa è la cosa che ha colpito anche me poi a valle della produzione del romanzo, cioè nel tentativo di risolvere questa apparente incongruenza ho creato tutto quello che tu hai detto, i binari, gli sfasamenti, adesso anche io non voglio anticipare troppo. Per cui dovevo costruire in qualche modo un paradosso che rendesse quella frase assolutamente legittima e sensata, ma che giustificasse comunque l'io narrante. E vorrei dire di più per essere meno criptico, però se lo facessi spoilererei tantissimo. Quindi accontentatevi del fatto che la dichiarazione iniziale di morte è assolutamente veritiera, ma non resterete, spero almeno, delusi e non porterete il lutto. Ecco. Corollario del fatto che Tobruk è solo e che ha una missione non banale da compiere, fa sì che in questo romanzo c'è un elemento che forse nei precedenti romanzi non era così significativo, cioè è un romanzo in cui ci sono molti, diciamo così, è un romanzo di intrigo, cioè Tobruk fa dei patti, ne fa anche più di uno, con svariati suoi nemici o comunque personaggi di cui tutto sommato lui dubita, ma lui non ha sostanzialmente alleati, quelli che magari sono suoi alleati lui ha qualche dubbio sulla loro affidabilità, quelli che sono i suoi amici ha dei dubbi sulla loro affidabilità come alleati. E poi, nel mentre che attraversa il romanzo, mentre che Tobruk attraversa il romanzo, il lettore legge di politici mandati in esilio, di politici che organizzano rivolte per ritornare al potere, quindi c'è molto più intrigo che nelle storie precedenti. È una conseguenza del fatto che lui è solo, oppure era un tuo obiettivo non fare una storia di semplice, tra virgolette, avventura e azione, o era il desiderio di tentare una strada nuova, non lo so. Ma allora, quello che dici è verissimo, e approfitto per dire che mi sono molto divertito a immaginare Tobruk che si allea con quello che è il suo nemico storico dei primi due romanzi, cioè il tiranno, il despota che governa il sistema, Vladimir il Sanguinario, un nome da stereotipo, sì, vabbè, tanto succede all'inizio. E la cosa divertente è che io, scrivendo, mi sono divertito a scoprire che in fondo anche Vladimir il Sanguinario aveva le sue sacrosante ragioni a essere un sanguinario. Non perché avesse avuto un'infanzia difficile, ma perché... Comunque lo riferiremo a Ezechiele Lupo. Ma perché il contesto in cui è inserita la storia e tutto quanto è un contesto obiettivamente molto complesso, difficile. Per cui anche le ragioni del dittatore a un certo punto non vengono mai giustificate, per carità, non abbiate timore neanche su questo, però diciamo che in un certo senso in alcuni punti sono sostenibili, al punto tale che alimentano ancora di più i dubbi già
abbondanti inizialmente di Tobruk sulla bontà di quanto fatto finora. E per rispondere alla domanda, niente è stato progettato in questo senso, semplicemente c'era l'esigenza forte di creare una storia che, pur essendo la continuazione delle precedenti, se ne differenziasse a sufficienza. E mi sembrava che confondere ancora di più le acque fosse molto divertente per chi lo legge, per me lo è stato nello scrivere. Ho sempre cercato anche negli altri due romanzi di aggirare gli stereotipi, di non rendere riconoscibili i buoni e cattivi, perché i buoni e cattivi non esistono nella realtà e non devono esistere neanche nella narrazione. Lo stesso Tobruk all'inizio di Ferro 7 è un ex assassino, un cacciatore d'Italia, una persona certamente poco pulita, quindi non è un buono classico. Però ho voluto giocare su questa, non voglio dire ambiguità perché non è la parola giusta, ma insomma su questo intrigo, come hai detto tu, molto di più che negli altri romanzi, cercare di andare a scavare nelle ragioni degli altri, mettere in dubbio la bontà delle azioni fatte dagli alleati tradizionali, mettere in dubbio le amicizie più fidate, e questo in parte è la conseguenza del fatto che obiettivamente non si può avere una... Non bisogna lasciarsi guidare dagli stereotipi, quindi niente mai completamente bianco e completamente nero. In parte è anche la conseguenza del fatto che questo protagonista è fortemente in crisi. Se sei in crisi fai anche fatica a capire, a sentire esattamente in quel momento chi veramente ti è a fianco e chi ti rema contro. E a volte neanche quando sei in crisi. Senti Francesco, un'altra novità del romanzo, una novità nella continuità potrei dire. Sin dalla copertina c'è scritto l'attesissimo capitolo finale della saga dell'universo insonne. L'universo insonne, per chi non se lo ricordasse, è l'universo in cui è inventata... Io vorrei dire una cosa, l'universo insonne, come tu hai detto, è una mia creazione nel senso di ambientazione. Ma la definizione universo insonne, cioè proprio le due parole, universo insonne, non è mia, è sua, è di Stefano Sacchini, recensore di fantascienza, che nello scrivere... Che da 4 anni che aspetta il bonifico, quando mi pagano a me te pago io, funziona così, lo sai. Allora mi sa che ne passano altri 4. E quindi lui in una recensione, la prima recensione di Ferro 7, che fa? Mi rubi il microfono, aspetta. Disse, usò questa espressione di cui io mi innamorai follemente e che quindi gli ho ampiamente sottratto. E visto che pagano Stefano solo se pagano Francesco, ricordatevi che qui si possono comprare i libri. Sei venato. Guarda che non mi hai fatto la domanda, io ti ho tolto il microfono mentre la facevo. Stiamo vedendo come lo tocco fino. Allora, l'universo insonne, sì, dicevo, è questo mondo in cui il sonno è stato eliminato dalla vita degli uomini per aumentare in modo parossistico il tempo produttivo, il tempo in cui si produce. A questo segue che il sonno, il sogno e tutto quello che, diciamo, non coscienza è un elemento importante nei romanzi di Francesco. Per esempio in Falsi Dei il sonno e il sogno sono un elemento quasi di riscoperta. Lui scopre che può fare una cosa che, arrivato alla veneranda età di, mi sembra, 50 anni, lui non sapeva di poter fare, ed è appunto dormire, sognare, eccetera. Dopodiché già in Falsi Dei e ancora di più in Mondi Senza Tempo il sonno e il sogno diventa uno spazio di sviluppo narrativo, cioè un luogo, un non luogo forse bisognerebbe dire, nel quale però ciononostante i personaggi si incontrano, parlano, interagiscono, e questo influenza il proseguo della narrazione nei capitoli successivi quando tutti sono svegli. E mi sembra che in questo libro la parte dedicata, diciamo, a quello che avviene quando non si è coscienti forse è ancora più importante che in Falsi Dei. Io ti volevo chiedere anche qui il perché di questa innovazione, e poi come collegamento, tu hai partecipato, anzi Francesco ha partecipato a svariati convegni medici in cui si parla di sonno, di sogno. Volevo chiederti, diciamo, questo incontro con persone che sono medici, lunari, insomma psicanalisti, psichiatri, ammetto io non c'ero quindi non so bene, ma insomma persone che hanno anche un background diverso dal tuo, ti ha fornito degli spunti, delle idee, ti ha in qualche modo influenzato nel raccontare il romanzo e queste parti di non coscienza?
Allora, l'aumento dello spazio che ho dato alle parti, chiamiamole oniriche, anche se non è propriamente corretto perché non è che si tratti di sogni, però insomma chiamiamole così, alle parti che si svolgono a livello inconscio, ecco, non cosciente. Era qualcosa che, come tu hai detto, era già iniziato in Falsi Dei. Falsi Dei era ancora marginale, e qui non so perché mi è venuto semplicemente di farne un uso molto più esteso, in parte per una ragione meramente di utilità, nel senso che ti aiutano molto a risolvere dei punti difficili della trama, perché deroghi a tante regole del realismo. Ma non è questa la ragione principale, la ragione principale era proprio un'esigenza mia espressiva, per cui per questo dicevo un romanzo più introspettivo, suppongo, perché c'è molta più elaborazione interna di quello che avviene, dei fatti, che viene rappresentato in questo modo. Tra l'altro queste parti questa volta le ho messe in corsivo, perché chi ha letto il romanzo prima della pubblicazione mi ha aiutato molto nell'editing, compreso te, mi ha detto sin dal principio: guarda che in certi momenti non si capisce quando è realtà e quando è quella dimensione lì, trova un modo per, anzi qualcuno mi ha proprio detto mettili in corsivo, forse fai prima, e in effetti mettendoli in corsivo nessuno mi ha più fatto obiezioni, quindi lo stratagemma funziona, almeno spero che funzionerà anche per voi. Questa osservazione di editing spiega, fa capire quanto il sogno influenzi sulla realtà, si arrivi al punto che da lettore senza il corsivo li mischi, quindi è una innovazione non banale, diciamo, nella struttura del libro. Sì, è molto frequente, in parte a volte sono flashback, a volte sono ricordi, a volte sono sogni, a volte sono, non saprei definirle, però si collocano tutte in una dimensione che è... Questa è una distinzione importante che non è certo mia, ma insomma che io uso nel romanzo, tra ciò che è reale e ciò che è vero. Cioè non sono dei momenti di realtà nel senso pragmatico, ma non per questo non sono veri, anzi sono assolutamente autentici, veri, però sono appunto, fanno parte di un percorso interiore. E quindi l'ho fatto senza un motivo, insomma, così, mi è venuto così e mi è piaciuto farlo così. E la seconda parte della domanda, immagino che tu ti riferisca all'Assirem, l'associazione per gli studi sulla ricerca del sonno. Io ho partecipato a quei convegni perché veramente sono stati loro a coinvolgermi, perché c'è una cara amica che è qui presente nel pubblico che conosce, fa parte di questa associazione e mi ha coinvolto qualche anno fa in un bellissimo convegno da loro organizzato sul sonno, in cui hanno inserito anche delle parti più culturali. Io ho tenuto una relazione sul sonno e mi sono sentito molto in difficoltà, insomma, perché sul sonno e il sogno nella letteratura, e da allora è iniziata una collaborazione saltuaria, per cui anche l'altro ieri tra l'altro ho partecipato a un piccolo convegno. E diciamo che questa associazione studia il sonno esclusivamente dal punto di vista organicistico, quindi ci sono molti spunti che si potrebbero utilizzare e che non escludo che utilizzerò, non più per questi romanzi, perché loro fanno degli studi assolutamente affascinanti, non solo sul sonno, ma anche sugli stati di incoscienza, compresi gli stati clinici, clinicamente patologici, fino al coma e quant'altro, e si scoprono delle cose interessantissime. Quindi sicuramente lì ci sono delle cose molto interessanti che però io fino ad ora non ho mai utilizzato, insomma, anche perché bisogna studiare parecchio. Altra gamma di frequentazioni invece con tutt'altro contesto, negli ultimi anni della mia vita, negli anni più recenti della mia vita, con tutt'altro tipo di contesto culturale, psichiatrico e anche terapeutico, mi ha indotto a valorizzare sicuramente la dimensione del sogno, della fantasia e quant'altro, e quindi il riferimento lì è continuo, è assolutamente imprescindibile, insomma. Wow! dicevi prima che questo libro, insomma, ci sono paradossi temporali, io dicevo che è un'antiucronia. In realtà secondo me il tempo è una specie di elemento centrale di tutti i romanzi, anche se ogni volta viene inteso in un senso diverso. Falsi Dei è sostanzialmente la storia di un gruppo di uomini che lotta, e Tobruk Ravanren si unisce a loro, per il diritto a un certo tipo di tempo, cioè un certo tempo di vita, il momento
diciamo così, del bello, del non produttivo, quindi del riposo, del sogno, dell'arte, in contrapposizione a tutto quello che invece è strettamente lavorativo o produttivo. Falsi Dei è la storia di un gruppo di uomini che per una, diciamo, disavventura finiscono in un tempo, in un'epoca diversa dalla loro, e lottano tutti insieme, stavolta guidati da loro, nella loro epoca. Invece dicevo che Mondi senza tempo è la storia di Tobruk che cerca di fare riportare il suo mondo sul giusto flusso temporale di eventi. Quindi mi sembra di capire la morale di questa storia, che se non c'è il tempo a te ti ispira molto, cioè è un elemento con cui ti diverte scrivere, diciamo così. Oppure è proprio un'ossessione che tipo ti svegli e tipo a casa tua ci stanno orologi in tutte le stanze. No, a casa mia non ci sono orologi in tutte le stanze. Questo ci fa piacere. No, ossessione mi sembra un termine, insomma, addirittura che ha del patologico, quindi no, lo rifiuto. E passione, predilezione, divertimento, interesse, fascinazione, sicuramente sì. E da tutti i punti di vista, io sin da bambino tutti i film, i racconti, i romanzi che parlavano, che descrivevano viaggi nel tempo mi affascinavano. Per me i paradossi spazio-temporali sono una cosa fantastica, io cerco di leggere e guardare tutto ciò che parla di tempo, e, anche perché poi ogni autore, ogni scrittore, ogni regista ha un modo diverso di costruire paradossi e riescono sempre a inventarsene uno nuovo. E siccome in queste storie c'è sempre una circolarità, no? Il famoso paradosso: se torno indietro e ammazzo mio nonno, mio padre, allora come potevo nascere? Detta banalmente, c'è sempre qualcosa che non torna, per forza, perché non ci sono proprio le dimensioni mentali per recepire una cosa del genere, no? Perché il tempo, fino a prova contraria, nella realtà scorre in una sola direzione. E ognuno cerca di risolvere quell'incongruenza in modo diverso. Quindi io l'ho sempre vissuto come una gara a chi lo fa in modo più pulito, più credibile, più verosimile. Quindi io cerco continuamente di farlo. In questo romanzo è stato veramente un traumatico, perché c'era una... Io ho fatto cinque riletture della parte dei paradossi temporali, perché usciva sempre fuori la zeppa. Cioè, rileggendolo, a un certo punto ti fermai e dicevi: ma cavolo, no, no, non va, non funziona, mi scardina tutto. E qualcuno lo sa, perché c'è chi ha assistito. Sì, ho riscritto delle parti, qualcuno ha assistito agli attacchi di pura ira, nei momenti in cui effettivamente ti crollavano le braccia perché eri convinto di aver costruito bene tutto il castello, ti si toglie mezza carta e devi ricostruire il castello. Però alla fine forse ce l'ho fatta, però se qualcuno trova un'incongruenza, non so se la voglio sapere a questo punto. Magari tra qualche anno me la dite. Comunque, il motivo per cui mi piace giocare col tempo, francamente anche questo non te lo so spiegare. Suppongo che sia un modo per rappresentare una dimensione, il tempo, adesso il discorso si eleva a un livello più importante, è una dimensione interna nostra, no? Per cui in questo romanzo alcune di quelle parti in corsivo, di quelle parti non reali ma vere, si svolgono in una dimensione che io ho chiamato non tempo, che forse è una novità forte di questo romanzo rispetto ai precedenti. Per cui non sono, da quei mondi senza tempo, per cui non è detto che quelle fasi siano sempre delle belle situazioni, a volte sono delle situazioni anche lì di crisi, di difficoltà e di stasi, in cui il tempo in qualche modo non è che si è fermato, non c'è proprio, non c'è mai stato, non esiste. E lì succedono delle cose, ma succedono non nel senso che è un po' difficile spiegarlo e poi sembra anche pretenzioso, ma insomma succedono nella misura in cui nascono problemi che poi nella realtà devono essere risolti, ecco, e ritrovare il tempo. Quindi magari è un modo per rappresentare il ritrovare il tempo e quindi la vita, nonostante l'incidente. Francesco ha detto un sacco di cose.
e fare una domanda a questo punto è molto difficile, quindi io c'è una cosa che devo dire che ci tengo. Mi salvo, naturalmente se ci sono domande potete, però questa la volevo fare io. E volevo parlare del finale e collegarmi a un po' al discorso che lui ha fatto. A questo punto uno dirà, oddio, questo non mi dice il finale, ho appena comprato il libro, ho buttato i soldi. E invece no. Perché in realtà vorrei, prima di parlare del finale, vorrei raccontare un aneddoto che riguarda Francesco. Dicevo prima che l'associazione RID, di cui sono socio, organizza il trofeo RID. Noi riceviamo molti racconti ogni anno, quest'anno per esempio, per darvi un'idea, ne abbiamo ricevuto i 400. Di questi una parte sono di fantascienza. Una parte costante di quelli di fantascienza sono viaggi nel tempo o racconti sui paradossi temporali. E la difficoltà tipica di questi racconti è chiudere il cerchio. Tipicamente non ci riesce nessuno, ma quello che salva in corner molti autori del nostro concorso, ma anche molti scrittori di fantascienza, è quella cosa che i sociologi, i critici letterari meglio, chiamano la sospensione della credulità, che sarebbe detto volgarmente che se io sono un lettore di romanzi fantasy, a un certo punto il cavaliere gira l'angolo e sbatte su un drago, io il lettore dico, vabbè, un romanzo fantasy, un drago ci può stare. Allo stesso modo, se mi leggo un romanzo di fantascienza sui paradossi temporali e insomma non è proprio un cerchio perfetto e c'è qualche finestra aperta, qualche sfiato di aria che viene dal passato, dal futuro, dico, vabbè, insomma, alla fine mi sono divertito, va bene. Io ho un ricordo plastico proprio stampato nella mia testa di quando Francesco ci mandò un suo racconto che si chiama Tempus Fugit. Questo racconto mi ricordo che non fu neanche discusso, cioè andò in finale senza discussione. Tutti, e sto parlando di una decina di lettori, ci dicemmo quello che è pazzesco di questo racconto, che è la storia di uno che incontra una ragazza, se ne innamora e per effetto di questo comincia a viaggiare nel tempo. Però viaggia nel tempo in un modo strano. Cioè lui è di Roma, va a dormire la sera del 6 giugno, si sveglia la mattina dopo è Ferragosto. Poi va a dormire il giorno dopo e si sveglia a Natale. Questa cosa genera qualche piccolo problemino, insomma. E in quel racconto Francesco chiudeva perfettamente il cerchio. E non contento di questo, nel finale metteva una chicca, diciamo, una piccola chicca. L'hai trovata? Noi no. Pensa, l'ha detto bene. Ci metteva la ciliegina sulla torta, che era pure divertente e divertita, perché secondo me lui si è divertito. Quando ho letto l'ultimo capitolo di Mondi senza tempo, ho ritrovato esattamente il Francesco Troccoli di Tempus Fugit. Cioè, dopo aver fatto quintali di movimenti avanti e indietro delle lancette del tempo, i binari del flusso temporale nelle precedenti 230 pagine, e avere chiuso perfettamente, e mi sento di poter dire senza spifferi, le avventure di Tobruk Ramarren nel flusso temporale del suo mondo, lui pensa bene di mettere un ultimo capitolo in cui il protagonista non è Tobruk, bensì lui fa un balzo ulteriore in avanti nel tempo. Di quanti anni? 15, 10, non mi ricordo più, 15. E a voi direte, ma chi sono i protagonisti di quest'ultimo capitolo? I protagonisti sono quelli che erano o bambini oppure i giovani nel racconto del romanzo, nella parte precedente del romanzo. E questa cosa è, secondo me lui si è divertito da morire a scrivere l'ultimo capitolo. Io come lettore affezionato mi sono proprio commosso, poi è molto divertente, e tra l'altro poi mentre facevo lavorare le mie cellule grigie per le domande, mi sono detto, questo finale trasuda di speranza, perché è come se Tobruk avesse salvato il futuro del suo mondo, e poi Francesco gli dice, e mo ti racconto il futuro, che però è nelle mani dei giovani, cioè di chi viene dopo Tobruk. E secondo me questa è speranza allo stato puro, che è, uno, una parola bellissima, due, una parola che la fantascienza purtroppo spesso si dimentica. Ah sì, se ti riferisci alla tendenza ormai cronica e cronicizzata della fantascienza a descrivere gli scenari più terribili senza la minima speranza appunto di cambiamento, effettivamente questa è una rarità, sì. In realtà poi nei miei romanzi non è che le situazioni siano facili, però appunto è lo spirito che poi guida la narrazione, lo spirito, insomma il tono di fondo, no? Per cui alla fine non c'è un fallimento, quella è la cosa importante.
Qual era la domanda? L'ultimo capitolo intanto è scritto in terza persona, a differenza di tutto il resto, quindi mi sono divertito moltissimo a scriverlo. È vero quello che hai detto, perché io sono convinto di non saper scrivere bene in terza persona, francamente. Riesco a scrivere racconti in terza persona e tutte le volte che ho provato diversi capitoli in terza persona di tentativi di romanzo abbandonati. E in prima persona invece mi viene estremamente più facile. So che in genere è il contrario, normalmente si considera la prima persona come un approdo a un livello di scrittura migliore, per me è esattamente il contrario. E allora, essendo obbligato in quel caso a farlo in terza persona, ero molto titubante. Poi in realtà è venuto fuori proprio nel giro di poche ore. Quindi sì, mi sono divertito moltissimo e tu parli di speranza, in realtà più che speranza parliamo di un tono di fondo positivo, c'è già prima di quel finale, no? Tutta la lotta di Tobruk è per cambiare le cose, per tornare in qualche modo appunto a ritrovare quel tempo interno, per uscire vittorioso nonostante l'incidente. Quindi parliamo di tono positivo. In quell'epilogo io ho cercato il senso della storia, cioè ho cercato, credo, di motivare tutte le azioni di Tobruk, come hai detto tu, cioè perché lui ha fatto, cosa voleva salvare, e al tempo stesso dare un senso anche agli altri romanzi, Ferrosetto e Falsidei, perché l'ultimo capitolo, adesso non voglio dire troppo, è un dialogo tra una persona giovane di quelle che tu hai citato e un'altra persona, che è un altro personaggio che è molto importante in questo romanzo, ma che non ricorda molto di quello che è successo, di più non posso dire. E quindi c'è tutto un non detto nel terzo capitolo, che però dovrebbe instillare nel lettore il senso più autentico della storia. Anche qui mi fermo, perché la tentazione di dire di più è forte, ma mi fermo. Un autore che vi dice: ho scritto 3 romanzi da 200 e passa pagine, poi ho pensato di fare l'ultimo capitolo, che l'ho ricontato adesso, sono 10 pagine, e 10 pagine ho voluto mettere il senso profondo di 720, o è un pazzo oppure è molto bravo. E secondo me questa cosa, qui faccio un po' di reclam, diciamo, questa cosa si vede anche nel modo in cui Francesco scrive i racconti. E vengo velocemente a parlare di Domani Forzata da Rill, con i racconti di Francesco. Questa antologia raccoglie tanti racconti, 9 racconti di Francesco, scritti quasi tutti prima di Ferro 7, tutti mi sembra scritti prima di Ferro 7, qualcuno anche dopo, ok, ma il grosso di questi racconti racconta Francesco, giovane autore che prende le misure con la forma racconto, quindi si allena per poi prepararsi a scrivere un romanzo, e poi una trilogia di romanzi, e poi un capitolo finale che è la ciliegina sulla torta di 3 romanzi. Sono racconti fantastici, fantascientifici, alcuni noi di Rill abbiamo avuto il piacere di premiarli, altri sono stati premiati invece in altri premi letterari. Secondo me questo libro, diciamo, è significativo per 2 motivi. Il primo motivo è appunto che c'è la possibilità di vedere Francesco che si impegna in un tipo di narrazione diversa da quella in cui chi ha letto i suoi romanzi, che sono ormai molti di più di quelli che hanno letto i suoi racconti, è abituato a vederlo. Ed è strano vedere come lui vada al sodo, sappia creare azione, raccontare storie originali, entrare nei caratteri dei personaggi, tutto questo in poche pagine. La stessa abilità un po' che si vede nell'ultimo capitolo di Mondo senza tempo. L'altra cosa che è interessante è che questa antologia non nasce come antologia tematica, però di fatto quando abbiamo fatto la selezione lui ci ha dato, mi sembra, una 20 di racconti, noi ne abbiamo scelti una 10, e alla fine della fiera ci siamo resi conto che il tema ricorrente di questi 9 racconti è ancora una volta il tempo. Si parla, per esempio, c'è Tempo sfuggit, il racconto che vi dicevo prima, che è la storia di questo ragazzo che si innamora e si mette a viaggiare nel tempo della sua vita. Poi c'è un racconto che si chiama Per amore, in cui si viaggia, si torna indietro nel tempo per amore.
Oppure c'è Strode la Viennese, che è una vera e propria ucronia collegata alla Seconda Guerra Mondiale, però si parla di Von Braun e delle bombe V2. Poi c'è Francesco che si cimenta col fantastorico, un racconto che si chiama Sposa di Satan, o anche che fa un po', prende in giro un po' Guareschi, facendo arrivare un inquisitore medievale nella Romagna toscana negli anni 50, un po' come Don Camillo, tra il Don Camillo e il Peppone di quelle parti. E, non so, Francesco, tu ormai sono passati 4 anni da questa antologia, come la vedi? A me sembra ancora un'antologia valida, che ha questa forza legata al fatto che c'è alla fine i racconti sono in qualche modo collegati tra loro. Io sono molto affezionato a quella raccolta, quindi spero che tu la ristamperai quando sarà il caso, perché hai detto che vuoi finire le giacenze, però per poi ristamparla, bravo, perché Alberto, appunto, l'associazione RIL, tu non ne hai parlato molto, insomma l'associazione RIL attraverso il concorso ogni anno pubblica la raccolta di racconti derivanti dal concorso, un ebook derivante dai finalisti, e poi hanno iniziato a fare anche queste raccolte monoautore e mi hanno fatto il regalo di coinvolgermi nella loro seconda. Quindi io sono molto legato a quei racconti, alcuni sono stati ripubblicati in seguito, e siccome io quando mi rileggo mi critico, e tutti i racconti di quella raccolta che sono stati ripubblicati io li ho cambiati, anche in modo sostanziale. Non come trama, però come narrazione e forma sono molto cambiati. Ciò nonostante, ovviamente, penso che siano tra i racconti di cui vado più fiero, e quindi sono contento che tu continui a proporla per cui. Grazie. Tra l'altro, in questa antologia c'è un racconto che si chiama Il caso estremo Ana Caldeira, che è un raro esempio di fantascienza, letteralmente una storia del mai, cioè di un... perché l'antologia si chiama Domani forse mai, storia del domani, quindi nel futuro, del forse, cioè di mondi che potrebbero esistere, forse esistono, e del mai, cioè storie che non dovrebbero avvenire ma che avvengono. Ed è un racconto, a parte che è bellissimo, ma che è un raro esempio di racconto fantastico che in fondo racconta di un grande amore di un figlio nei confronti di una madre. Ed è uno spunto tra l'altro molto originale, devo dire, al di là poi della qualità della narrazione. Questo per dire che prima anche Francesco diceva del romanzo, che ho raccontato una crisi, ho raccontato il percorso per ritrovare se stesso, ho raccontato il dare un senso a tutta la saga con l'ultimo capitolo. Ma la cosa che è interessante dei racconti di Francesco, come dei romanzi di Francesco, è che è intrattenimento, però è intrattenimento intelligente, cioè tu alla fine della fiera scendi da questa giostra colorata di viaggi nel tempo, di avventura, di azione, di intrighi, di tradimenti, ci ripensi un attimo e trovi di che riflettere, qualcosa ti resta addosso ed è stimolante, insomma. Mentre parlavi del caso estremo della Caldeira, mi è venuto in mente che sarebbe il caso di riscriverlo e sostituire all'amore del figlio per la madre, cosa assolutamente rispettabile, l'amore di un uomo per una donna, perché secondo me quel racconto sarebbe venuto molto meglio in quel modo. Quindi mi hai dato un'idea, grazie. Adesso chiedi per la mia. La cosa bella delle presentazioni di Francesco è che la gente di solito ha letto i suoi romanzi e fa quintali di domande. Per un romanzo che ha la sua prima presentazione magari questa regola fa eccezione, però se qualcuno di voi ha domande io sono ben contento di farvele fare. Non so se qualcuno vuole alzare la mano e avanzare una domanda. Tipo, secondo me una domanda che molti ti fanno è: Francesco, ma questo è l'ultimo della serie dell'Universo in Sonno oppure definitivo? Definitivo. Se scriverò altro, allora, vorrei scrivere dei racconti spin-off, come si dice in gergo tecnico, cioè dei racconti brevi su vicende che riguardano personaggi secondari, in cui sempre ci sia il sonno, i sogni, eccetera, perché comunque è un universo molto divertente di cui mi sento padrone, insomma. Però se dovessi scrivere un quarto romanzo, vuol dire che sto veramente messo male, cioè
perché non sapevo cos'altro scrivere. Quindi la risposta è no. Una risposta netta, secca, che non lascia, niente. Io posso andare avanti, io ho ancora un'altra domandina, abbiamo ancora qualche minuto, però siete sicuri che nessuno... Abbiamo una volontaria. Però deve venire lei qua perché il filo è corto. Ma... è venuta. Bene, io sono Gabriella e sono, diciamo, la responsabile del coinvolgimento di Francesco, dei nostri... Così si sente? Meglio? La responsabile del coinvolgimento di Francesco nei nostri convegni scientifici, diciamo. E di fatto vorrei spiegare come nasce questa cosa. Io non ho letto il terzo libro, ho letto i primi due, mi sono molto piaciuti, prenderò anche il terzo, ovviamente con la dedica. Di fatto l'idea di coinvolgere uno scrittore in un'associazione scientifica, che è un'associazione scientifica un po' particolare, perché in effetti noi alla fine abbiamo pensato di fare un'associazione scientifico-culturale, nasce dal fatto che occupandoci di sonno, a me non è parso vero 2 anni fa quando abbiamo organizzato il primo congresso, di metterci anche quello che è il nostro desiderio, diciamo, di scienziati, cioè di mettere anche della cultura diversa all'interno della nostra formazione. Conoscendo però Francesco nella sua precedente vita, di cui lui non parla più, ma che io invece voglio ricordare perché è stato un pezzo importante, cioè lui è un ex dirigente importante di un'azienda farmaceutica importante, dove la farmacologia e la chimica me l'hanno fatto conoscere, e ovviamente io, volendo continuare questo rapporto negli anni, non me lo potevo perdere come scrittore, avendolo perso come dirigente dirigente dell'azienda farmaceutica. Per cui nel momento in cui ho saputo, scoperto che si occupava in qualche modo di sonno, ho detto bene, mi tengo Francesco dentro il sonno. E la cosa interessante è che lui di fatto è un socio ordinario della nostra associazione per la parte culturale. E la cosa interessante è che gli piacciono molto i nostri studi, ma la cosa ancora più interessante è che nei nostri studi, dove noi lavoriamo su pazienti in stato vegetativo, minime coscienze, eccetera, troviamo pazienti che o non dormono mai, quindi appartengono all'universo insonne che tanto bene Francesco ci racconta, oppure non sono mai realmente svegli, che probabilmente è questo modo che tu descrivi nel terzo libro, cioè quello che è scritto in corsivo. Quindi mi piace molto questo legame del fatto che noi abbiamo all'interno dei nostri studi lo scritto dritto, credo che si dica, e lo scritto corsivo che Francesco descrive in questo terzo libro, che io non ho letto ma mi riprometto di leggere, e sono sicura che potrò applicarlo anche a quello che noi stiamo facendo per la parte più strettamente scientifica. Quindi ti faccio i complimenti ancora prima, e devo dire che, come giustamente veniva ricordato, i racconti non sono sicuramente secondi alla trilogia, ve li raccomando perché veramente sono tutti bellissimi. Grazie. Non ho domande, per la verità. Grazie. Infatti volevo fare una postilla, io ho detto se volete fare domande, in realtà io ho imparato anche che le presentazioni di Francesco sono anche, le domande di Francesco sono anche un'occasione per lettori che fanno affermazioni, un po' tipo la seduta di autocoscienza, cioè ho letto il romanzo, voglio dire questo, perché per me il romanzo è questo, ed è una cosa, voglio dire, bellissima, perché molte volte si va alle presentazioni, sono cose barbosissime, in cui ci stanno soltanto persone che sono là per fare sostanzialmente piaceri o troppe cannellate, invece in questo caso ci sono sempre persone appassionate, interessate, che fanno domande o fanno affermazioni. Siamo fortunati. Siamo fortunati. Certo che siamo fortunati. Sei fortunato, vuol dire che hai creato un legame tra te e il tuo pubblico. E a proposito del tuo pubblico e delle tue tante presentazioni, tu hai girato veramente tutta l'Italia con i primi 2 romanzi, adesso hai detto questo giro, fare questo a Roma e poco altro, o non tanto come prima. E chi lo sa? E chi lo sa? Sto già cambiando idea. Ti volevo chiedere, visto che nelle tue presentazioni c'è sempre tanta gente che fa domande, che fa affermazioni,
tu sei molto presente su Facebook, interagisci con i lettori, eccetera. Tu che idea ti sei fatto del mondo dei tuoi lettori? Perché è curioso, perché l'Italia, si dice, l'Italia è un paese in cui nessuno legge e ancora meno si legge fantascienza. Allora io ti chiedo, tu che sensazione ti sei fatto di chi sta davanti a te? Difficilissimo. Ma io ti posso dire che avendo finora scritto quasi esclusivamente fantascienza, genere fantastico, questo poteva e potrebbe rappresentare sempre una difficoltà rispetto a chi non conosce questi generi per una serie di ragioni. Invece devo dire che se nel momento in cui scrivi questo genere lo fai non pensando al lettore svezzato, esperto del genere, ma a tutti, poi scopri che chi legge rimane impressionato positivamente. E spesso si rende conto che ciò che non leggeva perché lo svalutava o perché non gli interessava o perché ne aveva un'idea sbagliata invece poi gli corrisponde. Quindi mi è capitato di tante persone, io per quello che vedo stasera la stragrande maggioranza di chi è presente qui non è, a parte rare eccezioni, non è un esperto di fantascienza o un lettore assiduo di fantascienza. Eppure chi fra loro ha già letto cose mie è rimasto positivamente impressionato. Mi auguro che non sia tutta viaggeria, insomma. Voglio dire che è bello vedere come in realtà il genere può riscuotere l'interesse di tutti e che quindi chi fa genere in Italia, editori, autori, distributori, librerie, dovrebbe avere un po' più di coraggio. Nell'uscire da quell'armadio, da quello scaffale, da quella nicchia polverosa dove ormai, la fantascienza in questo caso specifico, sono rimasti soltanto i classici impolverati e pieni di ragnatele, perché in realtà ci sono tanti bravi autori italiani. Per tornare al discorso di prima sulla visione positiva, in realtà ci sono, oltre a me, molti altri autori italiani che scrivono cose belle e positive di fantascienza. Io sono convinto che chi ama leggere quello che scrivo io amerebbe comunque leggere. Penso a Paolo Aresi, a Massimo Citi, che sono nomi che la maggioranza di voi non conoscerà, ma insomma, gente che scrive cose che secondo me sono accessibilissime a tutti, anzi ti fanno innamorare di questi mondi, anche perché non si limitano a parlare di quei mondi, ma in qualche modo descrivono il presente. In alcuni casi c'è critica sociale, in altri casi no, ma insomma, ritornando a me, la cosa più bella che mi è capitata sono un paio di persone che non sono presenti stasera e che non hanno praticamente letto nulla in vita loro, me l'hanno candidamente detto, e non c'è niente di male in questo, per carità, c'è chi ama leggere e chi non ama leggere, però Ferro 7 lo lessero in 3 giorni. È un giudizio. E quindi questa è stata la cosa più bella, insomma, ecco, francamente. Poi per il resto vedremo quale sarà la ricezione di Mondi Senza Tempo, ancora è presto per dirlo, insomma. A me però pare che questo libro è uscito da un mese e su Facebook se ne parla tanto, ho letto già delle recensioni, mi sembra che è partito a razzo e speriamo che continui a fare, come dire, giri veloci in successione, ce lo auguriamo tutti. Il tempo, a proposito di velocità, è passato, credo che dobbiamo... Quindi io vi ringrazio tutti di essere stati qui, vi invito tutti a leggere Mondi Senza Tempo. Adesso chi vuole può acquistare uno qualunque dei romanzi di Francesco, la sua antologia di racconti, i romanzi a 15 euro, l'antologia a 9 insieme a 20. E naturalmente Francesco è qui a disposizione per baci, abbracci, autografi e dediche. E anche questo è parte del lavoro dello scrittore. Io vorrei ringraziare tutti voi, naturalmente vorrei ringraziare te, l'associazione Lili, e vorrei ringraziare Contrasto al Pigneto, che è uno dei pochi spazi a Roma che non chiede soldi agli autori, io questo lo dico proprio palesemente perché va detto, e che unisce il divertimento dello stare insieme e bere qualcosa a cultura, letteratura, narrativa e addirittura fantascienza, signori. Grazie.